frazione così piccola che mi pare sia una delegazione di Ravenna dalla quale dipende e neanche ufficialmente una frazione vera e propria e che fa in tutto dai 2.000 ai 3.000 abitanti. Ebbene, mica l'ho inventato io, si è inventato da solo e non solo si è inventato da solo, ma attraverso la storia, attraverso il suo stato d'animo, che è sempre stato uno stato d'animo socialmente avanzato e è vero fra i primi. È caratterizzato da che cosa questo agglomerato umano? È caratterizzato dal cooperativismo, cioè le cooperative sono il timbro sociale e umano di queste 2.000 o 3.000 persone. Io le ho incontrate, direi quasi casualmente, e le ho trovate così piene di fervore, stavano per fare un libro. E questo libro era il libro su Sant'Alberto, affidato a dei grossi competenti nei vari rami, storici, sociali, eccetera. Io non ho detto altro che una battuta. Ho detto, ma perché il libro non lo fate insieme? Cioè, non diventate voi gli autori del libro, cioè siete cooperativi anche nel raccontare la storia delle vostre cooperative. Desiderio radicale, che cosa era e continua a essere, che quello che hanno fatto i Sant'Albertesi o che stanno facendo si ripete in tutte le parti del nostro paese, che cioè ogni paese italiano sente il bisogno di conoscersi, voglia conoscersi, perché che cosa succede? Noi supponiamo tutti che ciò che conosciamo meglio è il nostro paese e noi stessi, quando invece sembra strano, ma dove abitiamo e chi siamo sono le cose che conosciamo meno. È chiaro che sapendole siamo poi in grado, quindi aumentando il nostro tasso di conoscenza e diminuendo quello di ignoranza, in tutti i processi di lotta che dobbiamo portare avanti oggi più che mai, siamo in grado di comportarci meglio e più democraticamente proprio.